progetto sulla legalità, quello che è stato organizzato e che vede i ragazzi impegnati in ruoli che non sono sicuramente quello di studenti. Sì, ormai da diversi anni che collaboriamo con il Tribunale per i minori di Catanzaro, quindi anche quest'anno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di questo istituto questa sera stanno mettendo in scena le diverse fasi di un processo penale a carico di un gruppo di minori coinvolti a diverso titolo per spaccio, droga e detenzione di sostanze stupefacenti. La celebrazione di questo processo è solo la parte finale di tutto un percorso didattico che ha visto anche la programmazione di incontri formativi supportati da avvocati, ma c'è stato poi un prosieguo nelle classi con una discussione, un approfondimento interdisciplinare di quello che è proprio il problema della dipendenza delle droghe. Non soltanto questo processo vuole soffermarsi sul problema oggetto della discussione, ma soprattutto vuole promuovere la cultura della legalità come unica forma di contrasto, di prevenzione rispetto a quelli che sono ormai i tanti diffusi disagi giovanili. E abbiamo immediatamente accolto l'invito del Tribunale per i minori, che ormai da più di 5 anni organizza, in collaborazione sempre con l'Ufficio Scolastico Regionale, questo CIAC, processo simulato per evitare un vero processo. Quindi l'iniziativa si inserisce un po' in quelle che sono le nostre giornate, le nostre iniziative, perché condividiamo l'obiettivo della prevenzione e soprattutto della formazione di ragazzi con una coscienza civile e con una responsabilità acquisita per assumersi, come vedremo in questo processo, ognuno poi le proprie colpe e quindi le proprie responsabilità. Sicuramente la rappresentazione teatrale ha aiutato tanto questi ragazzi, perché dalla teoria, no, come si diceva, dall'imparare, loro hanno sperimentato in questo ambiente reale i ruoli e quindi hanno aggiunto l'emotività. Vedremo queste emotività come ha colorato anche la loro rappresentazione, come hanno coinvolto anche le famiglie, e quindi la scuola è molto sensibile a questo. Da coordinatrice di questo progetto che riguarda la legalità, è un progetto che rende questi ragazzi veramente consapevoli di che cos'è la legalità? Io spero di sì e credo soprattutto di sì. Questo ce lo possono dire anche i numeri di questo progetto, che è partito alla prima edizione oramai 5 anni fa con 12 scuole e quest'anno siamo arrivati a 91 scuole aderenti su tutto il territorio calabrese, quindi tutta la regione. Per fortuna, per realizzare questo progetto abbiamo avuto il supporto di altri tribunali, perché ricordo che il progetto è nato come idea del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ma oramai si è espanso su tutto il territorio regionale. Ho visto le scuole che nel corso del tempo si sono sempre più appassionate al progetto, e i ragazzi soprattutto ci hanno stupito, che hanno capito con semplici parole l'importanza della giustizia e della lealtà e del rispetto dei ruoli.